Beh, siamo agli ultimi momenti, siamo riusciti a risolvere quest'altra crisi enorme che stava invadendo la città perché l'impianto è chiuso, questo è il dramma di dover gestire il rapporto con i privati. Noi ancora di più mi convinco, dopo questa ennesima crisi, il rapporto complicato, complesso, articolato con i privati, che dobbiamo assolutamente avere un biodigestore, un impianto di compostaggio di nostra proprietà, gestione pubblica, garantito dal pubblico. Oggi abbiamo un impianto privato che è stato chiuso per controlli tecnici dalle forze dell'ordine, noi invece abbiamo il dovere di costruire un modello forte anche nel tema dell'ambiente. Oggi invece siamo qui in Confindustria, c'è un tema fondamentale, c'è il Presidente di Confindustria nazionale che incontra Caserta, che incontra su temi importanti come i rapporti anche della crescita del PIL economico e sociale della nostra terra. Oggi Sole 24 Ore, la stessa Confindustria rappresenta che il PIL non cresce, noi su questo invece al sud dobbiamo dare, visto dal sud, una spinta forte a far crescere l'economia e dare soprattutto lavoro e occupazione ai giovani. Questo è lo spirito. Proprio per questo oggi inauguriamo, fra poche ore alle 18.30, finito questo convegno, inaugureremo, proprio per costruire lavoro e occupazione alla nostra terra, Welcome Caserta, un luogo di incontro con Confindustria in cui faremo incoming turistico, intercetteremo a Piazza Gramsci i primi turisti che arriveranno, ci sarà una rete territoriale di imprese che offrirà servizi, turismo, economia e possibilità di dare occupazione.